Bella a tutti folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi, come avrete capito dal titolo e come state vedendo da queste immagini, sono qui a portarvi un nuovo video dedicato a un nuovo videogioco. Il gioco in questione è The Culling. Magari da queste immagini non avete capito molto perché sono chiuso all'interno di una gabbia. Comunque, di che cosa parla questo gioco? Praticamente parla di 16 giocatori che sono stati catturati e buttati in un'isola sperduta, che sono costretti a lottare a vicenda finché ne rimane vivo soltanto uno. Quindi proprio come in H1Z1 è una sorta di battle royale continuo. Ovviamente questo gioco è ancora in alfa. Io sto avendo la possibilità di testarlo perché, se non sbaglio, dal 19 febbraio è iniziata questa closed alpha. E ovviamente a inizio di marzo uscirà su Steam. Il suo costo è di 15 euro. Troverete tutte le informazioni che volete qui sotto nella descrizione. Comunque, questo qua ovviamente sarà un gameplay sommario dove vi andrò a mostrare un battle royale che sto facendo proprio in questo momento, sperando di riuscire a combinare qualcosa. Ovviamente vi invito a lasciare un pollicioccio in su se volete sostenere me e se vorreste vedere altri episodi di questa serie, di questo gioco, perché penso che potrebbe uscire una serie abbastanza carina, almeno lo spero. E ovviamente scusate se non vi andrò ad analizzare tutto, perché questo qua sarà la sesta partita che faccio, quindi non so poi così tanto. Quindi se magari voi siete più informati di me, scrivetemi qualcosa che mi dimentico qui sotto nei commenti. Comunque, al momento non c'è una vera e propria interfaccia grafica dell'inventario. L'unica cosa che possiamo vedere sono i 3 slot che abbiamo per le armi, che sono lì in basso a destra. E ovviamente qui c'è la gabbia di qualcun altro che si è liberato. Comunque, inoltre, come avete visto, c'è anche una sorta di crafting che cliccando il tasto esca abbiamo la possibilità di vedere. Praticamente unendo, che ne so, 2 pietre possiamo craftare un coltellino. Prendendo la pietra e il bastone che ho in mano, che ho raccolto rompendo un albero, abbiamo la possibilità di fare una lancia e così via, craftando l'arco e altro. Inoltre non c'è soltanto il sistema di crafting, ma bensì nelle varie costruzioni che sono buttate nella mappa ci sono delle casse che possiamo aprire sia gratis sia spendendo la moneta di gioco che si accumula o facendo uccisioni o andando a trovare cose in giro per la mappa, oppure vengono date in automatico ogni tot di gente che muore. E una cosa abbastanza figa è che guardando nel cielo c'è la lista di tutti i giocatori vivi, morti, chi è stato ucciso, chi ha ucciso chi e cose così, proprio come nel film Hunger Games. È una cosa abbastanza figa. Soprattutto il gioco, cioè l'audio di gioco, è fatto davvero bene. Proprio mi sento immerso in questo battle royale, mi sento immerso in questo gioco. Comunque, le partite, non ve l'ho detto, ma durano sui 25 minuti se si vince. Se non si vince possono durare anche 30 secondi. E inoltre c'è anche una sorta di sistema di abilità, ovvero tu, prima di iniziare il gioco, hai la possibilità di decidere le abilità che il tuo personaggio deve avere. Che ne so, è bravo con l'arco, è bravo corpo a corpo e così via. Inoltre qui ci sono delle mosche che ci stanno a indicare che qui c'è un defunto e ci danno il funk. Il funk praticamente sarebbe la moneta di gioco. Comunque già è morto qualcuno, come avete sentito da quella voce. E inoltre in questo gioco c'è una sorta di commentatore di sottofondo che ci dice tutto ciò che succede. Quindi è come se siamo stati catturati, perché stiamo facendo un gioco dove c'è gente che ci riprende. Infatti nelle in vari posti possiamo vedere delle telecamere, oppure là davanti a noi, oddio che sta succedendo. Lì davanti a noi c'è tipo un posto di controllo. Qualcuno qui dietro di noi ha aperto questa sorta di gas che praticamente ammazza tutti coloro che sono vicino a questo gas. Quindi c'è qualcuno di spiritoso. Comunque voglio craftare un attimo una lancia. No, ho craftato le trappole. Che cosa ho sbagliato col crafting? No, devo... Ok, ho sbagliato. Devo trovare dei pezzi di legno. C'è qualcuno lì nel gas che sta morendo, esatto. Dobbiamo prendere ste rocce, veloce, veloce, perché già siamo indietrissimo con lo crafting. Perché io parlo, però non ci faccio caso che dobbiamo cercare almeno di combinare qualcosa di sto battle royale. Dai, craft, sento qualcuno alla mia sinistra, spero non si stia avvicinando. Perché dobbiamo cercare di stare lontani dalle strade, perché sono punti di passaggio. Comunque sì, secondo me hanno attivato il gas e c'è qualcuno che ci sta morendo là dentro. Comunque, oltre alla spear, possiamo anche andarci a craftare un arco. Che si fa? Perché stanno prendendo tutto sto gas? Cavolo. Un attimo, devo prendere questo. Devo prendere... che cavolo devo prendere? Legno, che ovviamente si raccoglie andando a colpire gli alberi. Oppure andando in giro si trovano dei ramoscelli. Ovviamente, ragazzi, questo gas non è permanente, ma... man mano scompare. Ovviamente ragazzi, dopo questi 25 minuti, perché crafto ste trappole che non servono a niente? Sto dicendo, dopo questi 25 minuti la mappa si restringe sempre di più, quindi andando a chiudere vari settori con degli scudi. E finché non siamo costretti ad andare al centro, quindi costretti a affrontarci. Comunque adesso un attimo, concentriamoci. Ho bisogno dei legni, 2 pezzi di pietra per craftarmi un altro coltellino. Comunque, in cielo non posso vedere la classifica perché ci sono gli alberi davanti, però sta morendo parecchia gente. Qui c'è questo coso.
Oddio, un attimo, stanno aprendo un altro gas. C'è una sorta di contenitore che, se lo andiamo a colpire, esplode. Attraverso quel contenitore noi possiamo andare a craftare l'esplosivo, che ci permetterà di aprire alcune casse nascoste. Se non sbaglio, l'esplosivo... Sento rumori di foglie che cadono. L'esplosivo possiamo raccoglierlo attraverso 12 di fungo andando a fondere il contenitore con questo macete. Cosa abbastanza strana, però sì, è così. Inoltre qui abbiamo delle bandage che al momento non ci servono. E c'è qualcuno qui? Sì, c'è qualcuno con l'arco. Penso sì, ha proprio l'arco. Un attimo, ovviamente le frecce, ragazzi, non sono infinite, ma si devono craftare. Quindi se gliele facciamo sprecare è meglio per noi. Oddio, cavolo, mi ha preso. Bandage che ci devono finire il sanguinamento. Mi stai inseguendo, vero? Sì, mi stai inseguendo. E niente, adesso possiamo iniziare la fase PvP. Ovviamente col tasto destro ci pariamo. E se lui ci colpisce mentre noi ci pariamo, che cosa succede? Oddio, muoviti. Succede che lui si blocca e noi possiamo colpirlo. Ma porco cane, quante frecce ha questo? Ho detto che non erano infinite perché l'ho usato. Ma solo a me finiscono in 30 secondi. Comunque per il momento lui ha meno vita di me, perché è stato un pochino scemo ad attaccarmi. Come avete visto, adesso mi ha semi-stunnato. Io ovviamente ho il potenziamento con l'arco, non che le armi mele, ovvero con le armi corpo a corpo. Quindi forse lui ce l'ha e ci sta facendo un pochino il culo. No, perché l'ho attaccato quando è bloccato? Ok, l'abbiamo ammazzato. Solo che stiamo sanguinando. Allora, un attimo, prendiamo l'arco. Perfetto. E adesso devo cercare di curarmi in qualche modo. Praticamente, ragazzi, come facciamo a curarci? Ci possiamo curare o bendandoci, come ho fatto prima, oppure sparsi nella mappa. In cambio di soldi ci sono dei macchinari che ci permettono di curare. Ovviamente per trovare questi macchinari noi dobbiamo avvicinarci alle strutture, che al momento non vedo. Ce n'è una lì a destra, ma ancora c'è il gas attivo. Mi ero riposato un attimo perché dovevo recuperare un attimo la stamina. 23 di vita sono davvero pochi. Vediamo un attimo le band come cavolo si fanno. Legno e legno. Comunque, come avete visto, ho resistito parecchi danni, perché all'inizio della partita avevo trovato una sorta di armatura. Non so se l'avevate vista oppure no, in caso portate indietro il video. Comunque, qui ci sono tutti questi strani contenitori che, come ho detto, fanno partire il gas. Ho bisogno di una struttura, perché ho 46 monete e sinceramente le vorrei usare per curarmi. Qui c'è morto uno. E se il corpo non è scomparso, la cosa mi puzza. È morto con la spear. Ovviamente al primo scemo che trovo ci muoio malissimo. Come vedete là sotto ce n'è due, che hanno attivato il gas a vicenda. E un attimo, ragazzi, io salgo qua sopra per curarmi. Non so se c'è qualcosa che ci permette di curarci, però ci salgo lo stesso. Siamo con le orecchie aperte. Anche se c'è sto cuore che batte, mi sta dando fastidio. Ok, come vedete adesso ogni uno di fungo che sprechiamo ci cura 5 di vita. E ovviamente come vedete fa un casino, quindi cerchiamo di non stare parecchio tempo qui. Anche se di solito fa casino anche senza che ci sono io. Veloce. Voglio sprecare tutto il fungo perché mi serve, però almeno arrivare a 100 di vita non mi dispiace. Ok, grazie per avermi curato al massimo. Qui forse non c'è andato nessuno, perché è abbastanza chiuso. Qui c'è una cassa che costa 50 di funk. E qui, come vedete, ci sono dei televisori sparsi nella mappa che ci ricordano che tra poco moriremo, perché c'è la classifica di chi ha fatto più uccisioni e così via. Io al momento ne ho fatto una, come avete letto. Dobbiamo stare attenti, perché in questo gioco c'è un casino di gente che campera, come poi in tutti i giochi Battle Royale o quel che siano. Saliamo qui sopra, perché dato che ho visto che c'erano quei contenitori chiusi, vuol dire che forse qua sopra ci hanno lasciato qualche cassa, oppure qualche altra cassa dove che possiamo utilizzare con l'esplosivo. Qui cosa c'è? Muscle and milk. Sinceramente adesso mi sparo, ci dà più forza. Lì c'è l'esplosivo che non devo lasciare a terra, perché mi è costato un pochino. Mi serve. Qui c'è sto tetto che ci permette di buttarci giù, però di sicuro ci faremo danno. Qui c'è quest'altra porta. Esplosivo, ok. Serve dell'esplosivo per aprirlo. Quindi basta che lo butto qui. Dovrebbe aprirsi tecnicamente. Sì, si è aperto e ho trovato dentro, sì, l'arco potenziato, ragazzi. E come vedete ha il mirino. Perfetto. L'esplosivo allora ha funzionato. Ora un attimo, saliamo qui sul tetto, perché di solito sui tetti ci sono dei contenitori che abbiamo la possibilità di svuotare e che ci danno un bel po' di funk, ragazzi. Però al momento non l'ho visti. Comunque, una cosa che ancora non vi ho detto, e mi scuso, è che ho un casino di cose da dire, perché questo gioco mi sta prendendo parecchio, è che andando ad usare 100 di funk, non abbiamo perso vita, strano, non ci danno una caduta. Andando ad usare 100 di funk, praticamente, che cosa ci fa? Va a chiamare un airdrop, che ci droppa armi fighe.
Ok, non ho idea di che cosa sta dicendo. Comunque, là sopra ho visto che c'è un altro coso. Un altro baule. Che spero che non si debba aprire con l'esplosivo. Perché al momento non ne ho. Tra 13 minuti si va a chiudere la mappa. Ovviamente io non ci sono mai arrivato a quel momento. Quindi, non so realmente se si chiude la mappa piano piano oppure no. Vediamo se si può salire da qui. No, ok, non esageriamo. Se questa cosa ancora non è stata introdotta. E come vedete, qui c'è la telecamera che ci sta riprendendo. Mentre noi ci ammazziamo. Che bella gente. Comunque, abbiamo accumulato anche 50 di funk. Qui c'è una cassa che, aspettate, costa forse 50, esatto. Perché quelle verdi si possono aprire a gratis. Queste blu si aprono con 50 e le altre si aprono solo con l'esplosivo. Abbiamo trovato quindi, ho buttato ovviamente la lancia a terra perché abbiamo trovato la chiave inglese che è tier 3. Ovviamente significa che fa più danno. Qui c'è quest'altra cosa che mi sparo sempre perché, boh, non ho idea di che cosa faccia. Ho visto adesso che mi dà difese in più. Ed è sempre utile. Perché, che ne so, potrebbe arrivare un nemico da un momento all'altro e mi fa il culo. Controlliamo qui in giro se c'è qualcosa. Center kill switch viable in 1 minute. Non so che cosa sia. Forse qualcosa al centro di figo. E un attimo, vediamo anche la classifica. Che figo. C'è gente che sta facendo uno che sta streamando, se non sbaglio, perché il nome è Twitch qualcosa che sta facendo 2 kill. Quello mi fa paura. Perché chi stream è una persona malvagia. Qui c'è una cassa verde. Perfetto. Se è verde vuol dire che possiamo aprirla. Senza nessun problema. E in questo gioco, soprattutto, ragazzi, ci sono armi da fuoco. Armi da fuoco che fanno malissimo. E che si trovano principalmente negli airdrop. Non ne ho mai vista trovata una dentro una cassa. Quindi, a questo serve chiamare gli airdrop. Soprattutto, sti tetti oggi sono inutili. Però ho visto, esatto, che da quel lato c'è un contenitore di funk. Che adesso andiamo a svuotare immediatamente. Perfetto. Comunque, direi che 2 archi non ci servono poi così tanto. Quindi, adesso vado a raccogliere quell'esplosivo. Me lo metto nello slot 1. Soprattutto non sapendo dove ci sono le frecce. Cioè, dove ci dice che abbiamo un tot di frecce. Non so cosa. Cioè, come sapere se le stiamo per finire o no. Dunque, vabbè. Prendilo, ragazzi. Perché non me lo raccoglie? Un attimo. No, allora, un secondino. Ok. Ancora non ho capito bene come si switchano le armi. Comunque, ho preso l'arco, l'esplosivo nel secondo slot. Il televisore non si accende, l'ho capito che tra un po' ci muoio, però. Stai tranquillo lì. Comunque, allora adesso possiamo andare ad aprire una nuova cassa. Qui è pieno di contenitori che non avevo visto inizialmente. Cos'è questo? Un telefono? What? Non me lo raccoglie. Perché? Cos'è? Non capisco, ragazzi. Qui c'è la direzione dei nemici, forse. Però, sinceramente, non me lo posso tenere, mi dispiace. C'è qualcuno al centro che sta attivando cose? Non capisco, ragazzi. Non capisco. Qui c'è un martello. Ragazzi, sapete cosa possiamo fare? Possiamo andare a trasformare. Oddio, che è successo? Qualcuno ha aperto il gas, qualche stronzo. Sto dicendo, potevamo andare a trasformare le armi da quei contenitori lì. Però, dato che hanno aperto il gas, oppure si è aperto da solo perché la mappa si sta restringendo, non possiamo più farlo. Ancora devo capire bene se sono i giocatori che attivano sto gas, oppure è proprio il gioco che per costringere la gente a combattere la fanno restringere di proposito. Non lo so. Comunque, è la prima volta che adesso vado a provare quest'arco nuovo nuovo. E quindi, scusate se apro una mira abbastanza penosa, ho bisogno sempre di una scusa pronta. Comunque, abbiamo qui anche questo C4, che è sempre buono. E lì c'è una cassa che forse adesso posso andare ad aprire. Quindi, corriamo immediatamente. Sì, si apre con l'esplosivo, perché è rosso. Prendiamolo in mano. Ok, e adesso possiamo andare a piazzare. Non so se è questo l'esplosivo vero e proprio, oppure ce n'è un altro. No, è questo. Abbiamo trovato un'arma mele. Ovvero un'arma corpo a corpo. Comunque siamo chiusi in questa zona perché a destra abbiamo il gas e a destra c'è il centro. Quindi devo cercare di costeggiare questa zona. Comunque devo dire che sono stato sfigato perché, porco cane, cioè, spreco un esplosivo e trovo sto coso che fa meno danno dell'arma principale che ho. Ci sono delle mosche qui che stanno a indicare il teschio di qualcuno. Serve sempre raccoglierli, ragazzi, mi raccomando, perché ti danno soldi e i soldi fanno girare la vita. Quindi, corriamo ormai di qua. Perfetto, andiamo sempre dritto. Lì c'è una piattaforma per l'airdrop. Qui ci sono una sorta di benzinaio, lo chiamo così. Dove ogni volta ci muoio. Infatti è una brutta esperienza di questo posto. Lì l'ho preso. Ok, l'ho preso. Oddio, c'è qualcuno che sta sparando. Spara pesante pure. E qualcuno ha ammazzato qualcun altro. Qui c'è un morto. Oh cavolo, ragazzi. Non va bene, dobbiamo scappare.
Dobbiamo scappare da questa zona, perché qua dentro è pieno di nemici. Via, 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 via. Saliamo qui sulla roccia, lo so che sarò un fifone secondo molti di voi, però... Mi sono buggato nella roccia? No, no, ragazzi. Non può essere vero. Questo video lo passerò agli amministratori del gioco, che non ce l'abbiamo fatta a sbuggarci. Oh, dentro si stanno picchiando parecchio, ragazzi. Che facciamo? Affrontiamo? E affrontiamoli, va? Dopo che sono riuscito a uscire vivo dalla roccia, direi che questa è la minor cosa da fare. Comunque, se non sbaglio sono là dentro i nemici. Oppure dentro questo coso che hanno chiuso, non lo so. Sta scappando, sta scappando. C'è il gas qui, quindi di sicuro verrà dal nostro lato. È lì forse, che si sta curando. Abbiamo preso. Sta sanguinando. Anzi, devo anticipare di parecchio. Guarda come panioppa. Stile Counter Strike. No, ci sono finiti i colpi, perfetto. Quindi adesso dobbiamo andare ad affrontare col Kukri o col Pipe Rain. Penso che il Kukri sia più veloce, quindi ci conviene usarlo. Alla... Oddio, questo qua è il signor Twitch. Ti ha finito la stamina? No, ragazzi, devo affrontarlo, devo affrontarlo. Sta finendo la stamina, ne ha pochissima. Tra un po' non potrà... No, le trappole! Vaffancuore. Vai a fancuore, mi ha fregato questo. Mi ha avvelenato tutto, tutto. Sono intossicato, ragazzi, siamo qua dentro. Sono morto anch'io, penso. 5, 4, 3, 2, 1. Siamo stati ammazzati. Non so da cosa, però. Non so da cosa. Come vedete, era rimasto solo uno, forse, vivo. Vediamo. No, è rimasto... Aspetta, non vedo. Sì, è rimasto Wolfgo, che è questo qua, che è bello qui fermo, ha vinto. Quindi... Ci hanno riportato allo start di gioco, perché la partita è finita. Siamo arrivati terzi o secondi, io non l'ho ben capito perché è morto prima dal gas. Però è stata una partita abbastanza figa e penso di avervi fatto vedere tutte le cose che si possono fare. Cioè quasi tutte, perché non ho chiamato l'airdrop e non ho avuto armi da fuoco, però è stato abbastanza figo. Quindi niente ragazzuoli, invito a lasciare un pollice in su per farmi sapere se vorreste che compro questo gioco e portarvi una serie. Perché ovviamente ci sono altre cose da mostrarvi, si può fare anche in multiplayer e così via. Cioè multiplayer si può fare anche in coop. Invito a lasciare i commentozzi per darmi un vostro parere. E niente, adesso finisco qui questo video perché sennò la mia voce finisce qui. Bye bye.